città, buongiorno, bentrovati tutti, grazie per la vostra presenza, grazie per aver deciso di onorare in questa bellissima domenica 30 ottobre tutti coloro che hanno militato nelle fila dello storico gruppo di artiglieria da montagna Conegliano. Ci stiamo preparando, stiamo cercando di dare ordine a questa comunità variegata che si è riunita ieri e oggi nella memoria storica di un gruppo di artiglieria da montagna che continua a rappresentare nel contesto di una grande unità qual è la Brigata Alpina Julia la storia e la tradizione dei montagnini del Veneto e in particolare di questa provincia, la provincia di Treviso. Molti sindaci arrivati dal contesto dell'area coneglianese, vi ringrazio sin d'ora per la vostra presenza. So che in quella fascia tricolore che indossate con tanto rispetto e con tanta considerazione vi è la fatica quotidiana di gestire non solo l'ordinario ma anche lo straordinario, e molto spesso è più lo straordinario a assorbire le vostre energie e a dare modo a voi di esercitarvi in una azione che non posso definire di comando, ma certamente di coordinamento, di salvaguardia e di rispetto delle nostre comunità. Di questo vi ringrazio. Vedo tra voi l'assessore Alberto Villanova, tolgo l'assessore, semplicemente il consigliere regionale Alberto Villanova, che però riveste anche il ruolo di capogruppo all'interno del Consiglio Regione Veneto. Grazie per la sua presenza. Sappiamo che dai marinai agli aviatori, ai fanti, agli alpini, ai bersaglieri, ha un occhio di riguardo nei confronti delle nostre forze armate. Questo ci fa molto piacere e speriamo lo possa condurre insieme ai componenti della sesta commissione consigliare alla valorizzazione di una giornata dedicata all'impegno degli alpini, alla storia raccontata dagli alpini e delle altre associazioni d'arma, alla valorizzazione di tutto quello che è lo spirito che oggi, attraverso le parole del nostro Presidente nazionale Sebastiano Favero, cerchiamo di circolarizzare. Solidarietà sicuramente, ma anche forte impegno al riconoscimento dei doveri, perché solo attraverso la consapevolezza che esistono i doveri nasce anche la capacità di vivere i propri diritti con quella volontà e quella sagacia che ci fa dire che la nostra libertà finisce dove inizia quella dei nostri pari e di coloro che ci stanno vicini. Grazie particolare alle forze dell'ordine, grazie particolare ai vigili della comunità di Conegliano, ma alla rappresentanza dell'arma dei carabinieri, grazie, e della Guardia di Finanza. La vostra presenza ci onora e continua a sottolineare la continuità storica, il rispetto, il riguardo che abbiamo verso le istituzioni. Altra istituzione che non possiamo dimenticare e che fa parte della nostra vita ormai con la storica divisa della protezione civile sono il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Sicurezza. Grazie per la vostra presenza. La vostra presenza in provincia di Treviso vi vede occupati in tanti aspetti, in tante attività, molto spesso ai più sconosciute, vanno dal ricarico e rifornimento d'acqua sulle pose delle nostre malghe, sino ai tragici momenti in cui devono prestare soccorso nei gravi incidenti stradali che hanno contrassegnato, e purtroppo non sono una novità, le strade della Marca. Quindi davvero tanto riguardo e tanto rispetto per il loro lavoro che non conosce sosta e non conosce tregua. Vicino a loro un rappresentante della nostra protezione civile in pectore. Vi ringrazio perché con la tua divisa rappresenti quello che è lo sforzo della nostra associazione. 150 anni di storia degli alpini. Noi ne vediamo e ne conosciamo uno spicchio in termini molto moderni e molto contemporanei, grazie alla disponibilità del coro Giulio Medeschi, grazie alla maestra Simonetta Mandis, grazie ai coristi che ieri sera, intarsiando le pagine di Domenico Rossotto, il papà
dei leoni del Conegliano hanno raccontato una pagina della nostra storia, quella pagina della nostra storia che ci parla di valori supremi, ci parla di medaglie d'oro, ci parla di riconoscimenti non solo alle persone ma anche alle bandiere. La bandiera del terzo reggimento artiglieria da montagna, nel contesto del quale svolge la sua attività operativa il gruppo Conegliano, è decorata di due medaglie d'oro, una medaglia di bronzo e una medaglia d'oro al valore di benemerenza dell'esercito. 1976, il terremoto del Friuli, la campagna in Africa orientale nel 1936 con la 15ª batteria, la campagna di Russia, la medaglia d'oro di Bortolotto è luminosissima e assolutamente conegliano. Insieme con la campagna di Russia, la troppo spesso dimenticata campagna di Grecia, là dove i nostri alpini, i nostri fanti, i nostri artiglieri, i nostri aviatori, i nostri marinai vennero saggiati come oro nel crogiolo. Una storia straordinaria che oggi vedremo sfilare insieme con noi, con la presenza del comandante Davide Pascoli, il comandante del gruppo, con la presenza di tanti ufficiali superiori che hanno avuto l'onore, lo definiscono loro e noi lo sottolineiamo, l'onore di comandare prima il gruppo d'artiglieria da montagna Conegliano e poi anche il terzo reggimento artiglieria da montagna. Insieme con loro un picchetto di uomini e donne che oggi vestono la divisa dell'artiglieria da montagna e con fierezza continuano a rappresentare, a personificare la nostra storia. Una storia fatta di missioni anche moderne. 2003, ricordo che la sezione di Conegliano, gli alpini di Conegliano, alla partenza del terzo da montagna del gruppo verso Kabul per la prima missione sua esterna dopo 60 anni di vita di guarnigione, donava il tricolore, l'amministrazione comunale di Conegliano insieme con gli alpini, tricolore che ha sventolato a Herat, ha sventolato a Kabul, ha sventolato a Balamugrab, ha sventolato in quelle FOB diventate poi cronaca tristissima nel corso del 2010, 2011, nel 2013, quando il reparto non è stato fortunatamente colpito direttamente, ma i nostri alpini, quelli del settimo, quelli dell'ottavo, hanno subito gravi perdite in territorio afghano. Questi ragazzi e queste ragazze oggi vengono con il sentimento di coloro che si avvicinano alla città che ha dato loro nel 1985 la cittadinanza onoraria e quindi si sentono cittadini di questa terra coneglianese. E nel 2003 la cittadinanza onoraria al gruppo, al reggimento, al terzo reggimento artiglieria da montagna. Quindi sono ragazzi nostri, oggi lavorano a Remanzacco, le loro famiglie si sono insediate nella terra friulana dove è giusto stiano, ma nel 1882, qua poco distante, all'angolo dove oggi c'è quello che rimane della caserma Marras, là si costituivano in forma permanente le prime due batterie, la 14ª e la 15ª di artiglieria da montagna, che poi avrebbero dato vita alla 5ª brigata, che si sarebbe trasformata in 5ª brigata artiglieria da montagna del Veneto per diventare nel 1909 gruppo d'artiglieria da montagna Conegliano. Un nome, una storia, valori che si tramandano nelle gesta oggi dei radunisti. I radunisti si ritrovano non perché qualcuno li abbia comandati, ma perché hanno l'intimo piacere di ritrovarsi a distanza degli anni dalla loro esperienza di servizio
di ritrovarsi per ripercorrere gli anni felici dei 18-19 anni, quando con la naia si metteva la testa a posto, qualcuno diceva, quando finita quella si cominciava a pensare a far famiglia, a costruirsi la casa, si prendeva la valigia, si andava a lavorare all'estero per fare un po' il gruzzoletto che avrebbe consentito di coronare il sogno d'amore piuttosto che quello di un lavoro stabile, sicuro e di un'occupazione autonoma. Arrivano con la speranza di rincontrare i vecchi amici, i compagni di branda con i quali si scherzava, a volte anche un po' pesantemente, ma tra i quali e con i quali è rimasto un legame fortissimo. Il legame di gemelli comprendono le tensioni di cuore palpitante per la propria terra, ovvero Trieste, e per le vicende storiche che l'hanno vista staccata dall'Italia, riunita all'Italia, fortemente legata al mondo intereuropeo e panslavo. Ma ecco giungere la fanfara alpina di Conegliano, un altro di quei preziosi elementi che costituiscono, rinnovano, rilanciano, rinvigoriscono la storia delle prime vere della terra conegliana. Sono l'espressione dei nostri 30 gruppi, così come è l'espressione dei nostri 30 gruppi, coro Giulio Medesi, costituito simbolo di un gruppo di gagliarine in testa, da oggi valorizzato dalla presenza di tanti bravi coristi provenienti da quest'area. Il picchetto formato dagli uomini e dalle donne del gruppo Conegliano. Oggi riassumono in sé la storia del terzo reggimento artiglieria. Vi dicevo 1882 la costituzione delle batterie qua a Conegliano, 1887 la trasformazione in sede permanente, 1896 l'impiego in terra d'Africa con la 15ª batteria, e poi via via la storia che si è cristallizzata sulle cittadinanze onorarie al gruppo e al terzo reggimento. Oggi la leva non esiste più, il servizio lo prestiamo in forma volontaria, ma credetemi, garanto la durezza, l'attività addestrativa, le scuole tiro, le tensioni che rimangono quelle che provavamo noi 20 anni fa quando a Naia si andava per cartolina, si andava per ottico. I gonfaloni dei comuni dei nostri paesi, gli alpini si salutano dicendo ciao país. Ecco qua il perché di questo ciao país, perché sono i figli di questi stemmi araldici, sono i protagonisti della vita civile, delle comunità rappresentate così con le loro glorie, i loro elementi identificativi, le associazioni combattentistiche ed arma con le quali quotidianamente intendiamo rinnovare lo spirito di appartenenza e di adesione. Ci muoviamo con gli stessi valori identitari, i bersaglieri, i nostri marinai, gli autieri, gli artiglieri, i nostri paracadutisti, i nostri fanti, coloro che rappresentano il personale in quiescenza della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri, delle forze dell'ordine e di sicurezza in generale. Tra poco l'arrivo, l'ingresso va nell'area monumentale che gli alpini in concorso con l'amministrazione comunale hanno restaurato e restituito alla città in occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Qui rivivono sacri alla memoria i figli di Conegliano caduti nella più aspra guerra per la più grande Italia.
è il luogo iconico, luogo di riunione, di riflessione, oggi ancora più di ieri, oggi perché consapevoli che la pace è un valore che va custodito, conservato, coccolato, voluto, richiesto, preteso, domandato. Fanno loro ingresso i vessilli della nostra associazione, le sezioni che ospitano e che vivono lo stretto rapporto anche con le sezioni dell'arma dell'artiglieria, Vittorio Veneto, con la quale c'è un forte legame di appartenenza e di valori, Valdo Piademe, la sezione Montegrappa, la sezione di Belluno, di Udine, di Cividale, di Treviso, di Parma, sono sezioni che a loro modo custodiscono e vivono la vita del reparto del gruppo artiglieria da montagna Comigliano. Lo vivono perché in queste medaglie, nella storia dei loro vessilli, ci sono anche i nomi di coloro che hanno costruito la gloria, la storia e la memoria del gruppo Comigliano e del terzo reggimento artiglieria da montagna. Ci sono i nomi dei luoghi dove nel 1941 con le tradotte partivano gli artiglieri del Comigliano per raggiungere la terra di Russia. C'è Cividale, le valli del Natisone, c'è Udine dove stavano acquartierati, c'è Gorizia dove venivano caricati sulle tradotte ed ecco finalmente il gruppo degli ufficiali e il rappresentante dei sottufficiali della terzo reggimento artiglieria da montagna, il comandante Davide Pascoli, i comandanti in servizio oggi in altri reparti, in particolare occupano posizioni di rilievo nel reparti dello Stato Maggiore dell'Esercito, ma con noi il comandante del terzo e il comandante del gruppo Conegliano. Benvenuti con loro tante penne bianche che sono la nostra memoria. Eccoli qua, si schierano anche loro, chi in divisa, chi senza, per segnare il passo della quiescenza, ma tutti con nel cuore i giorni passati alle scuole tiri, i giorni passati ai campi, i giorni di guarnigione, i giorni anche delle scuderie, gli stemmi della 13ª batteria, 14ª, 15ª, le storiche batterie del gruppo Comigliano, con la 17ª gruppo Udine, 24ª batteria, il reparto comando e la batteria comando e servizi. Eccoli qua, tutti per onorare questo 11esimo raduno di coloro che hanno militato nelle fila del gruppo Comigliano e oggi possiamo dirlo Comigliano anche capitale del terzo reggimento artiglieria da montagna con i suoi gruppi l'Udine, il Belluno e tutti quelli che hanno fatto parte organica della brigata Alpina Iulia. Le fiamme dei nostri gruppi, i radunisti che giungono dal piazzale della Madonna, altro luogo iconico della nostra Conegliano. Poco distante ci sono i due pilastri, le due statue che segnavano la fine della città, del territorio cittadino e che venivano inaugurati subito dopo la fine della prima guerra mondiale con lo sguardo rivolto a Vittorio Veneto, città della vittoria. Siamo particolarmente fieri e orgogliosi di aver dato vita a questo 11esimo raduno del gruppo d'artiglieria da montagna Comigliano che nel corso di una memorabile cerimonia di giuramento il 1° giugno del 1985 veniva insignito della cittadinanza onoraria di questa comunità. Oggi riviviamo
quelle pagine di storia. Riviviamo questo momento attorniati ai simboli della nostra comunità nazionale. Ma lo schieramento si deve completare con l'ingresso del gonfalone della città di Conegliano, seguito dal gonfalone della comunità di Sernaglia della Battaglia. Perché abbiamo tenuto Sernaglia della Battaglia insieme con Conegliano? Non solo perché è decorato di medaglia d'oro al merito civile, ma perché in quella terra, in quella storia, ci sono le pieghe di ciò che non vorremmo sentire in questi lunghi 8 mesi di bollettini di guerra. C'è la storia dei nostri profughi, delle nostre famiglie, della nostra gente che durante l'anno dell'invasione andò profuga e raminga, conobbe la distruzione totale del territorio, ebbe a soffrire i lutti estremi per fame e per colpa delle armi. Il loro ingresso, gonfalone della città di Conegliano e quello della comunità di Sernaglia, segnano l'inizio formale della nostra cerimonia dell'alza bandiera e dell'onore ai caduti. È il momento
della riflessione intima e personale. Di fronte a questo maestoso monumento, a questo luogo così particolare, la Prima Guerra Mondiale, ma rappresenta tutt'oggi, al di là dei valori che vennero dati nel corso della loro realizzazione, il punto di riferimento della memoria storica, della memoria intima e domestica. È per questo che anche gli artiglieri del gruppo Conegliano, appartenenti a questo raduno, vogliono rendere l'onore ai caduti. Onore ai caduti! Questo è il vostro. Mi corre l'obbligo di ringraziare tutti per questa commovente partecipazione. Grazie a tutti voi, grazie ai cittadini di Conegliano, grazie a quanti hanno seguito i propri uomini, alle radunistiche. È sicuro che Conegliano apra i propri balconi, le proprie porte e faccia degna cornice ai tanti appartenenti al gruppo d'artiglieria da montagna Conegliano, all'arma dell'artiglieria, al terzo reggimento artiglieria da montagna, oggi.
Grazie.
civile che le nostre associazioni combattentistiche rappresentano, insieme con loro anche le specialità che abbiamo qui rappresentate. La parte di finanza che rappresenta l'arma dei carabinieri, parte totalmente commovente e apprezzata la presenza della bandiera della bandiera di istituto e degli ufficiali d'Italia. Grazie alla loro esperienza maturata sul terreno,
sulla terra e sulle crete del Friuli sono di sicuro punti di riferimento per la nostra specialità e per le nostre forze armate. Grazie per la vostra presenza a Mene Bianche, siamo onorati di avervi con noi. E suona la fanfara alpina di Conegliano, una delle ricchezze preziose che gli alpini hanno messo a disposizione della nostra comunità, della nostra gente, dei nostri paesi, delle nostre baite e, lasciatecelo dire, anche del nostro cuore, anche delle nostre qualche volta lacrime e della nostra commozione, pensando ai vecchi, pensando ai muli, pensando alle circolpelo, pensando alle serate passate in batteria, pensando alle scuole tiro, pensando a Caserarazzo, pensando a Tolmezzo, pensando a Gemona, pensando a Udine, pensando alla Valcanale, pensando a Il Torre, a tutti quei luoghi dove gli artiglieri alpini del terzo hanno prestato servizio. Una delle medaglie al valore che illumina la bandiera di guerra del terzo da montagna è stata consegnata, attribuita per la vicenda del terremoto 1976 alla Goi Pantanali di Gemona, molti ragazzi del gruppo Udine, del gruppo Conegliano, i ragazzi della compagnia Pionieri persero la vita, 29 erano, ma poi ricordiamo attraverso la solidità dei volti di questi ragazzi in armi, quanti hanno preceduto nelle file e nelle schiere, Grecia, Albania, terra di Russia, la Libia, l'Africa orientale, le nostre Dolomiti, l'Isonzo, l'Altopiano d'Asiago, il Trentino, dove sei stato, mio bel alpino, che te ha cambiato il colore. Completato lo schieramento, qua in Piazza Cima, nel salotto più bello che la nostra città possa offrire, la parte ufficiale commemorativa, saluto da parte del sindaco della città, i radunisti, il saluto del presidente della sezione degli alpini di Conegliano, il saluto del comandante di reparto, di Davide Pascoli, il tenente colonnello che oggi regge le sorti del gruppo d'artiglieria da montagna. In tutto questo la vostra presenza, la nostra attenzione, i nostri ricordi, il piacere e il gusto di esserci ritrovati assieme in questo solamente undicesimo raduno, siamo certi che ne seguiranno molti altri. Un raduno particolare che viene in un anno 2022 pieno di atmosfere, pieno di rossastre nubi all'orizzonte, pieno di incertezze, ma che noi con questa giornata intendiamo lasciare da parte per concentrarci su quanto invece ci incoraggia, su quanto ci dice che siamo saldi al pezzo, come si usa dire in artiglieria. Ci piace pensare che siamo sempre e dovunque. Con noi oggi alcuni momenti particolari. Il primo ve l'ho descritto poc'anzi, l'arrivo in camionetta di un reduce della rifondazione del gruppo d'artiglieria da montagna Conegliano, un vecchio coneglianese che oggi vive in Val Camonica per le sue vicende familiari e le sue prospettive di vita e di lavoro, classe 1929, non ha voluto mancare nel ricordare che proprio insieme con altri, anche lui nel 1951 concorreva alla ricostituzione del gruppo in seno alla Brigata Alpina Iulia che qualche anno prima, nel 1947, era ritornata a far parte del ruolo di servizio dell'esercito e veniva riconosciuta come grande unità. Avremo anche un secondo momento. Secondo momento molto particolare che illustreremo.
della città di Corigliano, Fabio Chiesi. Ancora buongiorno a tutti, buongiorno alle autorità civili e militari. Devo dire che come sale Nicola l'emozione penso che sale un po' tutti voi. Sale l'emozione nel vedere la città, parlavano di salotto, buono della città, nessun salotto è buono se non ci sono gli ospiti a sederci. Qui abbiamo i migliori ospiti. Io vorrei un grande applauso, vorrei ringraziare gli architetti, l'associazione degli alpini di Conegliano, in particolare Gino Dorigo per la grande organizzazione della giornata di oggi. Devo dire che tante cose sono state dette, ma vorrei aggiungere come la città di Conegliano corre pulsante a fianco al vostro. Io ricordo un'altra data che per me è particolarmente significativa, il 19 aprile del 2020. Il 19 aprile del 2020, l'ho ricordato anche ieri sera durante la presentazione del libro dell'Avvocato Rossotto nella chiesa di San Martino assieme al coro anche di Giulio Pedeschi. Il 19 aprile 2020 era una data in cui eravamo in pieno Covid, con tante difficoltà, tante emergenze. Abbiamo avuto l'onore come città di Conegliano di avere al nostro fianco gli alpini del Conegliano che hanno idealizzato la città. Io non mi perdo tanto nella disposizione se questo a livello sanitario abbia avuto effetti, anche se sicuramente ne ha avuto. Ricordo la telefonata di una signora che mi telefonò e mi disse: sindaco, sono sul balcone, mi vengono quelle brividi, sono sul balcone del mio campo, vedo gli alpini sopra. Devo dire che ho un sussulto di speranza. E devo dire che quel sussulto di speranza è stato il sussulto di speranza di una città in crisi. Si passava dalla disperazione, cioè dalla mancanza di speranza, alla speranza di avere a fianco a sé degli amici. Nei momenti di difficoltà come quello che viviamo, in una società così complessa, così delicata, viaggiare assieme agli amici affidabili è l'unica cosa che ci rende sentire. E devo dire, lo dico anche a nome dei sindaci, che sono qui vicino, che ringrazio per la presenza, che l'amicizia che lega in maniera indissolubile non solo la città di Conegliano, ma anche i sindaci che sono vicini a noi e le loro comunità, al reggimento e allo studio. Devo dire un grazie, un applauso alla comunità del reggimento. Il legame di amicizia fa sì che gli amici ci vedano nel momento del bisogno, ci fa capire che non siamo soli, ma che questo futuro difficile, nel quale sicuramente abbiamo perso molti dei punti di riferimento e anche molti dei punti di riferimento della nostra civiltà cristiana, come dicevo voi nella vostra preghiera dell'Alpino, si ritrovano oggi qui assieme in Piazza Cima in un connubio indissolubile, come ho detto prima, tra la città di Conegliano che avrete sempre al vostro fianco e il vostro reggimento, che è il gruppo che sono sicuro sarà sempre a fianco della città di Conegliano e del nostro territorio, per cui l'amicizia è indissolubile, che fa sì che certi legami non si rompano mai, non si possano e rafforzare con il passare del tempo e ci facciano vedere il nostro futuro come un futuro. Per cui viva il reggimento, viva il gruppo, viva la città di Conegliano, viva gli alpini e viva l'Italia. Prende la parola il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini Sezione Conegliano, Gino Dorigo. Buongiorno a tutti quanti voi. Porgo un saluto da parte mia, da parte del nostro consiglio direttivo, a tutte le autorità civili e militari. Un saluto al sindaco e all'amministrazione comunale, un saluto al comandante del terzo artiglieria da montagna, Francesco Suma, e il comandante del gruppo conegliano, Davide Pasqua, ai comandanti di tutti. Un saluto agli alpini in armi, benvenuto ai sindaci dei nostri paesi con i propri comandanti. Un saluto a tutti i vicini delle nostre sezioni amiche, un saluto ai colleghi presidenti e ai loro alpini, e un benvenuto a tutti quanti noi alpinieri. Cari alpini alpinieri, dopo esserci lasciati alle spalle due anni molto difficili, la sezione di Conegliano è lieta di potervi ospitare qui con noi nella città del Cima, la nostra città alpina.
gruppo Conegliano è un reparto glorioso e per noi è un grande onore celebrare uno dei più grandi reparti in vita con la sua storia, la sua grandezza. Questo reparto l'abbiamo potuta vedere anche in una delle più decorate bandiere di guerra che abbiamo avuto l'onore di vedere sfilare con noi non solo alla Lunata di Rimini ma anche a Napoli in occasione del 150° anniversario di fondazione del gruppo Alpini. Celebrazioni che ribadiscono il nostro attaccamento ai valori dell'alpinità, che permettono di rendere grande la nostra associazione e che ci fanno capire proprio, come affermano il nostro presidente Sebastiano Fabbro ed il generale delle truppe alpine, il generale Gatti, che l'ANA e le truppe alpine sono due facce della stessa medaglia. Entrambi continuano ad essere presenti nel nostro territorio e a servizio della comunità, grazie all'aiuto reciproco che da sempre li unisce. In occasione dell'11° raduno del gruppo Conegliano, la sezione si è messa in moto per organizzare una serie di iniziative e manifestazioni che potessero valorizzare la cerimonia, tra cui la presentazione di due libri molto importanti per la storia del comune. Ci hanno emozionato le parole di due autori, il generale Silvio Mazzaroli e l'avvocato Riccardo Rossotto, che attraverso la propria storia e quella del comandante Domenico Rossotto hanno narrato nei loro libri le vicende gloriose del gruppo Conegliano. Un'iniziativa pensata anche per ricordare il passato degli alpini e le figure che si sono contraddistinte nei momenti più complessi della storia, passando attraverso pagine dolorose quanto valorose. Il forte legame tra forze armate e gli alpini mantiene solida la tradizione di incontrarci periodicamente uniti dalle amicizie sincere. Amicizia che ha come scopo quello di trasmettere ai più giovani quel sentimento che hanno fatto grande il gruppo. Nella giornata odierna ci sarà un momento significativo che ci verrà raccontato tra poco. A proposito di questo vorrei i miei sentiti ringraziamenti al nostro direttore del museo Aldo Vidoro, a tutti i collaboratori del comitato gruppo Conegliano, in particolare Alessandro Ceredese, per l'ottimo lavoro svolto. Ringrazio la nostra fanfara, il nostro coro, la nostra protezione civile e tutti i gruppi che hanno collaborato per la buona realizzazione di questo 11° raduno del gruppo. Viva l'Italia, viva gli alpini, viva il gruppo di Conegliano. Grazie a tutti. Non nascondo una grande emozione, non solo per le parole che abbiamo udito al sindaco, al nostro presidente di sezione. Il ricordo e il ringraziamento ad Alessandro Ceredese, insieme con coloro che costituiscono il direttivo dell'Associazione Gruppo Conegliano, ha dato vita a questo raduno. Adesso prende la parola il colonnello Davide Pascoli, comandante di questo magnifico reparto. E prima di prendere la parola viene avvicinato da qualcosa che per noi è stato davvero molto toccante e molto speciale. La città di Conegliano ha anche un museo degli alpini, un'istituzione museale che con le sue difficoltà ma con grandissimo orgoglio continua ad offrire alla città momenti di studio, di conoscenza, di apprezzamento della nostra storia. Grazie al lavoro del suo direttore, grazie al lavoro di Aldo Vidotto che in questo momento viene accompagnato da Gino Ceccherini in rappresentanza dell'associazione Gruppo Conegliano, prende posizione vicino al colonnello Pascoli, qualcosa che per noi ha un significato straordinario, è l'alfa e l'omega della nostra concezione occidentale della vita, il piastrino di riconoscimento del tenente Enzo Pagni.
attraverso fortunose vicende è stato ritrovato ed è arrivato nella disponibilità del Museo degli Alpini di Conegliano, con una promessa: trovare coloro che potevano essere gli eredi, i discendenti di questo piastrino. Terra di Russia, 23 gennaio 1943, infuriano le battaglie di retroguardia, l'azione di frenaggio dei nostri soldati, delle nostre colonne, nei confronti dell'Armata Rossa che combatte strenuamente per sostenere e difendere il proprio suolo. Per noi oggi la riconsegna di questo piastrino non è l'occasione per rievocare vicende belliche, ma è per parlare di pace attraverso questo piastrino, attraverso il ricordo di chi lo possedeva e di chi rappresenta, attraverso l'umanità e la storia che esso, silenzioso oggetto, ci racconta, possiamo capire quale sia il valore profondissimo della pace. A maggior ragione per gli alpini che quei territori, oggi le regioni del Lugansk e del Donbass, le regioni dell'Oblast di Voronezh, dell'Oblast di Rostov, sanno bene i nomi di quelle località, affatto distanti dalla geografia della storia alpina. Questo piastrino rappresenta per noi un anelito alla pace. Prende la parola il colonnello comandante, il gruppo d'artiglieria conegliano, Davide Pascoli. Autorità civili, militari, famiglia alpina, buongiorno. Buongiorno anche a tutta la popolazione che ha voluto essere con noi oggi. A nome mio e di tutti i militari del gruppo conegliano, vi ringrazio per il grande afflusso e la partecipazione di massa in questo evento, sempre sapientemente organizzato dalla sezione Ana di Conegliano. Vedo moltissimi ex del Conegliano. Questa grossa adesione è testimonianza di quanto l'unione e lo spirito di appartenenza a Conean siano ancora forti e saldi. Sappiamo tutti che il gruppo conegliano è fra le unità alpine e tra i gruppi di artiglieria una unità prestigiosa e storica, e l'aver servito fra le sue fila ci inorgoglisce ancora di più. Esserne poi il comandante è per me vanto, fierezza e orgoglio. È un compito impegnativo di responsabilità verso l'istituzione e verso gli artiglieri. Ma l'esempio e la via dei miei predecessori, in primis il leggendario tenente colonnello Russotto, mi sono sempre di supporto. Il gruppo conegliano è la componente armata del terzo reggimento artiglieria da montagna e assieme ai gruppi fratelli non mai disciolti, Uri e Belluno, lo ha reso il reggimento di artiglieria più decorato dell'intera forza armata, con 2 medaglie d'oro e una di bronzo al valor militare per fatti d'arma, una medaglia d'argento al valor civile, meritata in occasione del soccorso alle popolazioni fiulane colpite dal terremoto, e ultima in ordine di tempo, una croce d'argento al valore dell'esercito, guadagnata per il supporto alle genti colpite dal Covid e all'Italia del 2020. Numerose sono anche le onorificenze individuali della storia del Conegliano. Tra queste, permettetemi di citare oggi il sergente Giovanni Bortoloppo, attivo di queste colline, deceduto in Russia e capopezzo leggendario del gruppo conegliano, decorato di medaglia d'oro da Conegliano. Partecipiamo oggi all'11° raduno del gruppo conegliano, ma personalmente ho ancora vivo il ricordo dei primi 2 raduni. Ero un giovane tenente quando nell'aprile del 2007 è stato il primo raduno del gruppo. In quell'occasione festeggiavamo il rientro del terzo reggimento artiglieria dall'Afghanistan, dove era stato impiegato qualche mese prima. Successivamente, fresco di nomina al capitano e comandante della 14ª batteria, nel giugno del 2009, per l'occasione del secondo raduno, abbiamo festeggiato il centenario della fondazione del gruppo conegliano. Quel giorno abbiamo avuto l'opportunità di sfilare con tutte e 3 le batterie in armi, 13, 14, 15, in testa la nostra gloriosa bandiera. Ora, il continuo impegno operativo nazionale ed internazionale ci impongono una presenza più limitata. Ma lo spirito con cui siamo presenti qui oggi è sempre quello delle grandi occasioni. Siamo pochi fisicamente.
Val Susa, nell'ambito dell'operazione Sale Sicure, mentre gli altri si stanno approntando per essere impegnati a breve in grandi esercitazioni a fianco dell'Alleanza Atlantica nell'est dell'Europa. Il gruppo insomma continua ad essere presente in tutti gli impegni della Forza Armata, rendendo onore alla sua storia e al prestigio che nella storia si è guadagnato. Siamo un'unità giovane, sana, fatta di personale motivato e sempre pronta a rispondere presente alle continue sfide che si pongono. Oggi come ieri siamo i leoni del Corigliano. Quest'anno ricorre anche il 150° anno della costituzione delle Forze Armate. È una tappa della staffetta che ha attraversato l'intero Argentina, è stata percorsa da me e dai rappresentanti del gruppo Corigliano proprio qua, tra le vie e le colline di questa città che ci dà il nome. Indice di quanto il legame tra la città e il gruppo sia forte e concreto. In quell'occasione il passaggio della fiaccola, della memoria e della tradizione alpina ci ha ricordato i valori dell'essere alpino e l'estremo sacrificio che è stato offerto da molti nel segno del dovere e della patria. È un nostro esempio allora ricordare in ogni caso, in ogni occasione, i caduti di tutte le guerre e l'esempio di tutti. Oggi in particolare il ricordo ci viene onorato grazie a un caduto in particolare, un caduto del gruppo Corigliano a cui oggi diamo nome e cognome. Si tratta del tenente Enzo Pagni, livornese di nascita. Deceduto nel 43 sul fronte russo e decorato di medaglia d'argento d'oro militare. Le sue spoglie sono state ritrovate negli anni 90 e ora sono solennemente custodite presso il tempio di Carmiano. Il tenente era uno dei leader del Corigliano, del tenente Corigliano Rosso, che nel suo libro Ricordi di guerra spende per lui le seguenti parole che adesso vado a leggere testo. Del Corigliano cadono gloriosamente il tenente Bragagnolo e il tenente Pagni, che 15 giorni prima aveva rinunciato ad entrare in Italia per non lasciare i suoi artiglieri. Io personalmente la vedo la massima espressione dello spirito di corpo e di quella dignità che si crea tra chi si trova a superare le difficoltà. Qualche tempo fa un collezionista di civiltà statunitense è venuto in possesso della piastrina di riconoscimento e ha contattato la sezione A di Corigliano e tramite una posizione di ricerca diretta dal direttore del museo è riuscita a risalire i suoi eredi. Oggi personalmente ho l'onore di consegnare i suoi discendenti le piastrine di riconoscimento del loro zio Enzo Pagni, medaglia d'argento con militare e valoroso tenente del gruppo Corigliano, affinché possa ricongiungersi alla famiglia e alle scuole. L'abaro della sezione degli alpini di Conegliano. Signore e signori, gentili autorità, signori ufficiali, signori sottufficiali, uomini e donne del Conegliano, si conclude la cerimonia in Piazza Cima, prima del rompete le righe, dopo il quale seguiranno le note argentine della nostra fanfara
che sempre con grande disponibilità e dedizione ci accompagna e che desidero si ringrazi con un grande applauso corale. Non possiamo esimerci dalla ricordare all'unisono i motti delle nostre batterie. Tredicesima, super discretis come Chamorz. Quattordicesima, pluidurs daliscretis. Quindicesima, fin alistelis. Diciassettesima batteria, erede delle tradizioni del gruppo Udine, tira et as. Ventiquattresima, erede delle tradizioni del gruppo Belluno, bello e uno, e l'orgoglio del reparto comando della batteria, comando e servizi. Signore e signori, radunisti del terzo, all'unisono, devant!